Avete mai aperto un sito web per dire che brutto, non si legge niente? A me un sacco di volte. E la cosa che mi fa ancora più rabbrividire è che con gli strumenti attuali, moltissime delle cose che rendono inaccessibile un sito possono essere evitate. E non parliamo solo di dislessia e daltonismo, ma tutta una serie di complessità che esistono. Ed è giusto che voi sappiate che esistano. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Lo so che quando parliamo di siti inaccessibili si parla solo di dislessia per i font e daltonismo per il contrasto. Ma in realtà ci sono anche disabilità visive più invalidanti, disabilità uditive o disabilità motorie e psichiche che quindi rendono la navigazione all'interno di un sito web molto più complicata e difficile. Ma ci arriviamo. Adesso partiamo dagli strumenti che ha il creatore del sito web per capire se si legge qualcosa. Il valore del rapporto del contrasto. L'associazione Web Accessibility Initiative, la WAI, ha stilato le linee guida sull'accessibilità, che fanno parte della World Wide Web Consortium, che è un po' complicato. All'interno di questo è definito che hai due livelli accettabili di rapporto di contrasto. Il primo è una proporzione 4,5 su 1 come accessibilità minima del contrasto, mentre il secondo è di una proporzione 7 su 1, che è quello proprio accettato universalmente. Ok i rapporti, ok tutto, ma com'è che viene calcolata questa cosa? Su una scala di rapporto che inizia da 1 su 1 per bianco su nero fino a 21 su 1 per nero su nero. Certo, qui il colore di partenza è il nero, ma se tu hai il verde, il livello di contrasto è lo stesso. Quindi non devi avere qualcosa di troppo contrasto, come 21 su 1, perché sennò è un pugno negli occhi, ma non puoi neanche avere verdino chiaro su verdino ancora più chiaro, perché non si leggerebbe niente. Devi avere quella sana via di mezzo che permette ai daltonici di vederci qualcosa, e comunque ci sono degli strumenti che gli sviluppatori possono usare per verificare questa cosa. Gratuiti. Ma anche se è comunque fruibile ad una persona che non ha problemi visivi. E problemi visivi intendiamo anche la dislessia. Per la dislessia, peraltro, ci sono quei font con gli accorgimenti tipografici che servono per semplificare la lettura. Ora non so se sono più tondi, meno tondi, questa è una cosa tipica dei font, ma se cercate font per dislessici vi verranno fuori qualcosa che a noi comuni mortali sembreranno molto stretti, strani e staccati. Ma il fatto che siano lettere staccate, a livello tipografico è sì più facile da gestire, ma è sicuramente anche più di facile interpretazione per chi ha difficoltà di leggere delle lettere. Ma, come dicevo prima, la disabilità visiva non è l'unica cosa su cui l'accessibilità si concentra, ma va anche sulle disabilità uditive. Sembra abbastanza controintuitivo, ma anche chi ha problemi d'udito ha bisogno di avere un aiuto quando sta sul web. E riguarda tutte quelle cose che sono relative a suoni, rumori, musica. Quando fate un contenuto indirizzato a più persone possibili, sarebbe dopo verificare la corretta interpretazione di sottotitoli. Anche lì ci sono software, programmi che tu gli dai l'audio e loro ti danno i video con il minutaggio, così tu li correggi, poi li dai in pasto a un sistema di montaggio e lui ti metti i sottotitoli minuto per minuto come vuoi tu. E quello è forse la cosa più difficile che puoi gestire, perché poi per quanto riguarda tutto il resto dei tool che vengono forniti, già ad oggi il web ha la possibilità nativamente di aiutare le persone con difficoltà, tipo nella gestione di menu semplici, di pagine pulite. Questa però è più una questione di design, perché più un sito è complesso da vedere, meno sarà facile da capire per persone che hanno problemi cognitivi, per persone che magari non sono mai state su internet o effettivamente non sono capaci di intendere di volere o effettivamente hanno, che ne so, la morfina in corpo, ma bisogna comunque di andare su quel sito lì. Se tu gli fai un menu complesso, pieno di cose da cliccare, renderai l'esperienza utente veramente frustrante. Perché quando vai su un sito ma ti rendi conto che non riesci a fare le cose più sceme, ti senti scemo, anche se non è colpa tua. È colpa di chi non ha implementato questa cosa. E a proposito di implementare, quello che adesso per legge è obbligatorio implementare per tutti, sono le descrizioni alternative, che sono praticamente dei campi che metti a fianco alle
cose che le descrivono. Questa cosa serve principalmente per gli e-reader, quindi i lettori automatici, ma non solo. Serve anche per quei programmi che permettono di muoversi all'interno della pagina senza per forza toccare il mouse, perché magari si hanno degli impedimenti fisici. E se il programma non è capace di identificare un oggetto, non potrà mai andarci sopra. Facciamo un esempio: se tu dici al programma cerca XYZ, lui cercherà nella pagina dove scrivere XYZ e se trova un campo di testo con scritto search, ok, pazzesco. In realtà è molto più complicato di così. Se niente invece è definito, né il cieco, né il programma automatico che va a scandagliare la pagina, né l'intelligenza artificiale di Google che definisce se il tuo sito è accessibile, riuscirà a capirci qualcosa. E questo è un danno per tutti, per il sito non indicizzato bene, per l'ipovedente, per il cieco. Quindi ci sono davvero tantissimi strumenti che permettono di essere al web accessibile. Considerate che il web nasce proprio con l'intento di essere accessibile. I primi siti web erano scritte nere su sfondo bianco, qualcosa di più bello, più semplice. I link erano tutti blu, sottolineati, basta, bellissimo, chiaro, semplice. Adesso ci sono un po' più di complessità ed è bello che sia così. Adesso anche a me piacciono le robette grafiche super carine e ok, però il web può essere accessibile e adesso lo è anche diventato per legge. Dal 2025 tutti dovranno per forza essere accessibili, oppure potrete rivalervi e fare segnalazione, così loro si beccano la multa, ma poi il sito è accessibile. Per i più puntigliosi la segnalazione va fatta all'AGID, l'Agenzia Italiana per l'Italia Digitale. C'è un forum da compilare con il feedback di accessibilità. Vi lascio un articolo di web accessibile nella descrizione, così lì è sicuramente con più calma e più tranquillità potrete spulciarlo per capirci meglio qualcosa. Quindi, adesso tutte queste cose devono essere per forza implementate. Se non lo sono, guardate l'articolo su come si segnala l'AGID e segnalatelo. Dal 2025 sarà anche obbligatorio per i privati, quindi non potranno più fare il cazzo che vogliono, soprattutto in Italia dove partirà questa legge. Quindi, tranquilli, nessun problema, l'accessibilità è un valore obbligatorio, non un valore aggiunto. Se qualcuno si vanta di essere accessibile, gli dite, beh, è per legge, devi essere accessibile. Detto questo, io la chiudo qui, smetto di parlare di cose noiose da informatico programmatore e vi chiedo un'opinione. Voi avete mai avuto problemi con i siti? Come avete risolto? Siete riusciti in qualche modo strano e balzano a arginare problemi? Avete cambiato sito? È sempre comunque storie divertenti e interessanti. Mentre me le raccontate, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.